Ciao a tutti dormiglioni, gameroni e non. Come state? Spero tutto bene. Ve l'avevo anticipato nei giorni scorsi sul primo canale YouTube Luca ASMR ed eccoci qui, siamo tornati con un nuovo gameplay dedicato a Fortnite. Io è tantissimo tempo che non gioco, quindi raga, non ho assolutamente idea di come potrà andare questa partita, secondo me molto male. Spero anche che la posizione della mia grafica, insomma, vada bene piuttosto durante la live. La sposteremo un pochino. Io vi ricordo, se non siete ancora iscritti a questo canale o al canale principale Luca ASMR, beh, non dimenticate di andare a iscrivervi. Vi ricordo inoltre che questo è sì un video gameplay, ma raga, io gioco principalmente così per divertirmi, per passare il tempo. E vedo tra l'altro, aspettate che la grafica, ok, così dovrebbe andare bene. Vi dicevo, gioco per passare il tempo, per rilassarmi un pochino e non per diventare un pro player. Non sono un pro player né nulla di tutto ciò. Quindi se state cercando magari qualche video dove vedere qualcuno che gioca in un modo fantasmagorico, dove riesce a fare una marea di kill, dove costruisce benissimo e tutto, raga, non è questo il canale adatto. E quindi senza problemi, insomma, vi invito a cercare un canale che possa piacervi maggiormente. Se invece vi va di stare qui con me a passare una mezz'oretta guardando sottoscritto che prova a non farsi uccidere appena tocca a terra, e ogni tanto provo anche a vincere, ogni tanto succede, è raro ma succede, beh, allora in questo caso siete più che benvenuti. Tra le altre cose, molto spesso mi chiedete: Luca, come mai se non costruisci non giochi nella modalità zero costruzione? Allora anche in questo caso vi anticipo la risposta alla domanda che magari qualcuno avrebbe fatto. Raga, non gioco nella modalità zero costruzioni semplicemente perché all'inizio era effettivamente un pochino più semplice, forse, ok? Poi cosa è successo? È successo che la gente che non costruisce è diventata ancora, secondo me, più brava a vincere senza necessità di costruire. E quindi io che non sono capace e raga, gioco malissimo, mi trovo ancora più in difficoltà. Lo so, può sembrare strana come cosa, ma vi assicuro che è più difficile, perché è vero che io non costruisco, che ne so, cioè delle costruzioni particolari, ma ogni tanto, quando mi trovo proprio in situazioni tragiche, cosa faccio? Tiro su un piccolo muro, giusto per protezione personale, e riesco in qualche modo a tutelarmi. E invece, sto a vedere un attimo, fine d'assalto, raga, qui tutte armi nuove da quando ho giocato l'ultima volta. E invece se gioco nelle modalità zero costruzioni non ho neanche modo di tirare su quel piccolo muro che mi protegge un po' dagli spari a caso, e mi fricchio, ok? Quindi questo è il motivo per cui non gioco nella modalità zero costruzione. Ogni tanto ho provato un gelatino. Cosa farà questo gelato? Speciale di cornetto. Cosa fa? Mi fa fare qualcosa? No, mi ha dato soltanto le cure. Fantastico. Poi prendiamo magari anche il funghetto. Ma sì, raccogliamolo già che ce l'abbiamo. Allora, vediamo un attimo qui com'è la situazione. Sento dei rumori molesti in giro. Boh, a parte che qui è pieno di funghetti, Luca, perché non li hai raccolti? Perché non li hai raccolti? Allora, prendiamoli tu. Prendi il funghetto. Ok. Allora, raga, diciamo che io non gioco come si deve. Sarà parecchie settimane. L'ultima volta avevo giocato in una live sul canale principale. Però parliamo ormai almeno di un mese fa. E devo dire che anche il mese scorso, quando ho giocato, era di nuovo parecchio che non giocavo. Quindi, insomma, sostanzialmente, raga, la verità è che questo, no, preferisco l'altro. La verità è che non so proprio più quello che devo andare a fare. Quindi, diciamo che se dovessi riuscire a qualificarmi così in puntiamo alto in top 50, ecco, mi sentirei già molto mio agio. Quanti dell'occultamento? Cosa fanno? Wella, ci piace. Raga, ma è stupendo. E se poi vado a sparare?
Ah, ok, quindi posso solo nascondermi così. Raga, non mi ricordo manco come si salta, figuratevi. Ok, estremamente carino. Allora, beviamo un altro gelatino. Un altro gelatino. Boh, mettiamolo a posto di questo. Allora, andiamo un attimo a prendere qui il potenziamento. Ho preso di mettere addosso al fango. No, bah, facciamone un'altra perché queste non mi piacciono. Fango termico, ma non, boh, non so, onestamente il fango, raga, mancava, posso dirvelo, ve lo dico. Non ero preparato a questa cosa del fango. Fucile pesante a tamburo. Ci avevo sperato, però vabbè, non è sempre festa, no? Va così, va così. Allora scendiamo di qua, andiamo qui, raga, questa zona non mi piace, non mi piace, cambiamola, cambiamola, andiamo via. Radio spenta, ecco il comando della radio spenta, raga, me lo ricordo sempre, non c'è problema. Sono arrivato in top 44. Nella serie bene ma non benissimo, perché non ho fatto fuori nessuno, non ho visto nessuno, quindi insomma sto andando avanti così per forza di inerzia. Però per
essere la prima partita che faccio da un mese a questa parte, essere ancora vivo, vogliamo dire che è un traguardo anche questo? Lo vogliamo dire? Lo accettiamo? Lo accettiamo? Allora, qui c'è gente che sparacchia. Spero che non sparacchino me. Andiamo a vedere là che cos'è quell'affare. Poi prenderemo il potenziamento magari nel mentre. Whoop. Me l'hanno già fregato? No, ok, 120 metri. Stavo per i 120 km. Sarebbe stato un po' lontano. Un pochino lontanuccio. Che cos'è, raga? Boh, non capisco. Dai, corri. Corri, amico. Corri. Corri, corri. Corri. Eccoci qui. Ok, ora ci spareranno tutti addosso, naturalmente. Non mi aspetto altro. Ok, mi metto qui. Allora, questi affari qui sono molto più comodi, devo dire, che l'airdrop. Posso dirlo, lo diciamo. Nel frattempo vediamo qui cosa ci danno. Sì, prendiamo la visione termica. Mentre cavalchiamo gli animali. Raga, ma devo fare qualcos'altro? Recintos.
scivolo. Rivolo, non scivolo. Bocca. Oh mio Dio, ho visto qualcuno. Che cos'è? Che cosa sei? Ah, quello è il dinosauro. Raga, qualcuno mi aveva detto che c'erano i dinosauri, in effetti. Immagino che mi mangiano. Immagino di sì. Quindi mettiamoci un attimo qui tra lì, tra lì. Allora, tra le altre cose, giocare con questo caldo, raga, il mio computer non è affatto felice. Non è affatto felice. E vabbè, lo sentirete ronzare un po' di più. Ma dinosauri gatti, orca, me stanno a sparare. Orca, me stanno a sparare. Ma da dove? Ma da dove? Non capisco. Eccoti qua, brutta carogna. Brutta carogna, mi sembrava che stessi a sparare dall'altro lato. Io ti ricambio il colpo, e che credi? Anzi, sai cosa faccio? Mi nascondo. Ed ora dici dove cacchio è andato quel tipo. Dove cacchio è andato quel tipo. E quando meno te lo aspetti ti avvicinerai, Luca ti farà il cucù a strisce. Adesso vedrai. Aspetta a me. Aspetta a me. Infame. Infame. Cioè, come non si spararmi? Ah, vediamo, mi spari. Allora, raga, il dinosauro è andato contro al tipo. Probabilmente se lo vuole magnà. Spero. Eccolo lì, eccolo lì. Boom! Così impari a spararmi. Vigliacco. Vigliacco. Ve l'avevo detto che l'avrei fatto. Mi sono vendicato, guys. Sono vendicato. E dai, non gliela si fa così a Luchino. Allora, qui dentro dovrebbe esserci qualcosa. Uilla, questo che cos'è? Cannone Cybertron. Cioè, cosa fa? Raga, cosa fa questo cannone? Uilla, ci piace. Ok, teniamocelo. Teniamocelo. Randomicamente mi sembra una buona idea. E poi, boh, raga, dovremmo andare nella zona safe, Luchino, nella zona safe. Sono in top 12, raga, posso dire, non me l'aspettavo. Non ci avrei scommesso proprio per niente di poter riuscire ad arrivare, ma neanche in top 50, al primo giro, voglio essere onesto. Ma questo roba che cos'è, raga? Vabbè, no, non penso, però che cos'è? Parattolo di vespe selvagge. Beh, oh, Luchino, nasconditi, dov'è il tipo? È su un... boh, ah, è là, ok, allora, raga, ho bisogno di stare in un posto alto, devo dire che, una cosa che dovrebbero implementare, ora che sto giocando in Zelda, dovrebbero implementare la possibilità di arrampicarsi sulle pareti, sarebbe estremamente comodo. È vero che voi potete dire, giustamente, Luca, se tu costruissi non ci sarebbe bisogno di arrampicarsi sulle pareti. Avete anche ragione. Ma tipo, se io giocassi nella modalità zero costruzioni, come farei? Non potrei. Quindi, ecco, capite che poter arrampicarsi sarebbe effettivamente comodo. Raga, perché è tutto diventato buio? Cos'è successo? Ora diventa anche notte. Potrebbe essere, non lo so. Allora, oppure sono in una zona della mappa buia. Will. Raga, non mi piace, però ve lo dico. Allora, andiamo in là. Boh, raga, andiamo in là. Ah, ecco, vedete, c'era proprio una zona brutta. Una bruttazione della mappa in cui non si vedeva un checchio. Allora, qui riusciamo a entrare. Dun 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 dun. Ok, qualcuno sta svolazzando. Noi apriamo questo nel mentre. Raga, attenzione. Boom! Raga! Ma sto giocando abbastanza bene quest'oggi, devo dire. Vogliamo dire. Raga, sono in top 5. Sono scomboltino. Allora, ma vediamo un attimo qui. Tipo, quanto ci ha lasciato il simpatico Mino.
ansia. Sono in ansia. Perché adesso voglio riuscire a fare qualcosa, ma ho paura ovviamente di non farcela, perché non so giocare. Allora, il baule, raga, io lo lascerei dove sta, perché tanto ormai a questo punto non mi serve più, cioè nel senso delle armi buone. Cerchiamo di farle sfruttare. Ok. Cerchiamo di capire dove può essere la gente. Top 3, guys. Top 3. Allora, qui sono in zona safe. Sì. Dovrebbe arrivare qualcuno da un momento all'altro, però ovviamente. Ansiolina. Ansiolina, ansioletta. Allora, il tipo sarà molto probabilmente sopra, qui sopra, lì c'è un bot, ok. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Mettiamoci tipo qui un attimo. Allora, raga, oh mio Dio, ci sono dei passi. Ci sono dei passi, ci sono dei passi. Il tipo sta costruendo, attenzione. Allora, dov'è il tipo? Dov'è il tipo, guys? Sopra, sopra l'hai coperto, quindi sono protetto. Ho le armi al massimo, raga. Sì, ho le armi al massimo. Ok, il tipo, oddio, il tipo si sta spostando. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Mi avrà visto, che dite? Secondo me mi ha visto. Non ci credo, non ci credo. Non sono sciocco basito di più. Avrei bisogno di munizioni, non di munizioni, di cure. Di cure. Potremmo provare a prendere un attimo questo, vedere se per caso mi dà dello scudo. Mi dai dello scudo? Dammi dello scudo, mannaggia la miseria. Niente scudo. Vabbè. In qualsiasi caso, dai, sono arrivato in top 2. Con 4 uccisioni, cioè, raga, con tutta la buona volontà non avrei scommesso un centesimo su questa mia performance. Urca, 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 ho visto dove è il tipo, cioè, visto no, ma insomma ho percepito lo sparo, quindi va da sé che so dove. Allora, Luchino, muori, muori, magari muori, no, era un muoviti. Ok, su, 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 eccolo lì, la carogna, la carogna, la carogna. Luchino, Luchino. Miseria, Luchino. Scappa, Luchino. Dovrebbe... Luca, cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Luca? Nasconditi. Nasconditi. Porca miseria. Ok, ok, ok. Ora potremmo andare tipo alle sue spalle. Urca, dite che mi ha visto? Secondo me sì. No, secondo me no, non mi ha visto l'idiota. Raga, avrei potuto fare qualcosa di valido, invece no. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Porca miseria, raga. E vabbè, è stato bello. Finché è durato. Ma non durerà oltre. Ok, ok, siamo... No, vabbè. Raga, ci ho provato. E l'ansia da prestazione, sono comunque arrivato secondo. Dai, dai, diciamo che non mi lamento. Non mi lamento, mi sembra comunque un buon piazzamento. Considerate, di nuovo, che non giocavo da più di un mese. Quindi, well done Luca, well done. Allora, io vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, seguitemi anche sui social, mi trovate anche sulle piattaforme di musica in streaming. Se vi va, mi fa estremamente piacere avervi attorno. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo gameplay. Non so dirvi di preciso quando.